Cittadini, comunità, progetti, la nuova Calabria è adesso. È il tema attorno al quale sono ruotati dibattiti e confronti del primo workshop promosso dai Democratici Progressisti, tenutosi ieri a Cassano Ionio nella cornice delle Terme Sibarite, per parlare di uno dei tanti volti della nostra regione, quello che vuole crescere e che vuole contare di più nelle dinamiche nazionali ed europee, insieme ad un meridione che ha bisogno più di politiche sociali e di meno assistenzialismo. Quello che vogliamo fare è dire che è falso pensare che tutto vada bene e che quindi dobbiamo lavorare per aggiustare tutto quanto quello che abbiamo non messo a posto, ma tante sono le cose positive che abbiamo realizzato e vogliamo raccontarle in questo viaggio che ci vedrà in giro per la provincia di Cosenza, ma siamo pronti anche su Catanzaro, quindi Vibo e Crotone, anche su Reggio Calabria. Partiamo da Cassano per rivendicare la centralità di questo territorio, che è uno dei territori più ricchi, anzi rispetto a quella che è la provincia di Cosenza, diciamo che è il motore economico della provincia di Cosenza. È evidente che non solo in Calabria, io potrei fare l'esempio della mia città, ma anche di altri posti, non solo a sud, se non c'è una rete istituzionale e sociale forte, è il pericolo di che i soldi vadano male. Quando vanno male, perché i soldi non è che girano a vuoto, i soldi vanno, arrivano sempre a dama e bisogna vedere come arrivano. Quando c'è un tessuto istituzionale debole, che non è capace di selezionare, di decidere, di dare priorità, è rischiosissimo. Vuole essere un modo per promuovere l'immagine bella e positiva di Calabria, grazie ai programmi, grazie alla comunicazione che costantemente facciamo, grazie al nostro lavoro cerchiamo di mostrarcela. Il seminario di Democratici Progressisti alle Terme Sibarite ha posto anche un focus sulle storie e le esperienze delle tante realtà calabresi, indicando come master i racconti di Sorridise in Calabria, il format televisivo di successo promosso dalla CTV, condotto da Francesca Russo, che ha portato la sua testimonianza di ambasciatrice positiva della Calabria tra gli stessi calabresi e dell'importante ruolo sociale che la nostra TV svolge quotidianamente, trasmettendo all'interno di tutte le case, da Rocca Imperiale a Melito Porto Salvo, la consapevolezza di essere un'unica grande famiglia che insieme può ridisegnare le prospettive di questa regione. Da Corigliano Rossano per la CNews 24.